Siamo negli studi dell'agenzia Italpress, abbiamo con noi Fabio Sanfratello, vicepresidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Buongiorno. Buongiorno. L'emergenza Covid ha colpito duro tutti i settori, anche l'edilizia, si stimano grosse perdite, un 13% degli investimenti. Ora c'è grande attesa per i soldi del Recovery Fund e c'è anche sul Superbonus 110%, in particolare per le ristrutturazioni. Partiamo da quest'ultimo provvedimento. Cosa vi aspettate? Quali sono i punti di forza e se ci sono delle criticità da segnalare e da correggere eventualmente? Allora, il provvedimento, il cosiddetto decreto rilancio, che è stato in cantiere, noi ANCE ci lavoriamo da tantissimi mesi, è un provvedimento storico che noi costruttori abbiamo molte volte auspicato, finalmente è arrivato, però come succede tutte le volte, come succede in Italia, siamo il paese delle norme, ci sono tantissimi procedimenti, enormi procedimenti burocratici da fare. È il singolo cittadino, naturalmente, perché ricordiamo bene che il Superbonus, il 110%, che si occupa di efficientamento energetico e di adeguamento sismico degli edifici, della maggior parte delle parti comuni, si rivolge principalmente ai condomini. Per cui l'importante per il privato cittadino, il condominio in questo caso, rivolgersi a imprese serie e imprese che hanno fatto questo negli anni e che siano adeguatamente strutturate. Perché può, come moltissimo capita in questo periodo e come purtroppo capita spesso in Italia, che ci sono tantissime persone che non hanno fatto mai questo lavoro e si avventano in questo settore. Per cui bisogna stare attenti a scegliere una buona impresa. Noi imprese ANCE siamo da 70 anni nel territorio, non voglio fare pubblicità, ma siamo 70 anni nel territorio, abbiamo 100 associazioni territoriali, sempre ben ramificati nel territorio, sappiamo fare questo, abbiamo fatto sempre questo e vogliamo fare sempre questo, lavorare per il bene delle nostre città. Senta, accanto al Superbonus, su un piano più generale c'è il Recovery Fund, c'è grande attesa per questi soldi che dovrebbero arrivare il prossimo anno. E voi cosa suggerite? Quali sono, diciamo, le vostre aspettative, ma anche i vostri timori, visto che ci sono miriadi di progetti che stanno spuntando un po' da ogni amministrazione dello Stato e quindi andranno un po' gestiti questi soldi? Guarda, lei quando ha detto la parola progetto, il progetto è una parola ben precisa. Un progetto, se non un progetto esecutivo e sono solo sogni nel cassetto, non verrà finanziato. Noi come ANCE abbiamo fatto un dossier di opere immediatamente cantierabili e noi puntiamo moltissimo sulle infrastrutture perché il nostro paese, dopo la tua strada del sole, non sono state fatte grosse infrastrutture, per cui e tutti gli altri paesi europei che erano molto al di sotto come infrastrutture rispetto all'Italia ci hanno superati e sorpassati e raddoppiati. Per cui non bisogna parlare, è inutile proporre progetti faraonici, progetti che non hanno senso, puntiamo su opere cantierabili e progetti esecutivi. Speriamo che lo capiscono i nostri politici, i nostri governanti, perché la Comunità Europea non ce ne regala i soldi, vuole immediatamente progetti cantierabili. Speriamo che non escano come sempre, parliamo di numeri, ma il tempo passa, non abbiamo più tempo, non possiamo più aspettare. Senta, da uno studio è emerso che questo problema della cantierabilità riguarda in gran parte il sud, dove forse una sola delle opere inserite nel piano della ministra De Micheli a Napoli-Bari può essere messa in cantiere. Lei è stato presidente di ANCE Palermo, quindi conosce bene le specificità del Mezzogiorno d'Italia. Volevo chiederle un po' in generale. Di cosa c'è bisogno per stimolare un'economia che nel sud subisce un surplus di penalizzazione? Guardi, si parla sempre del famoso Ponte dello Stretto, si parla del collegamento veloce Palermo-Catania. A noi serve, specialmente nel sud, specialmente io in Sicilia, che vengano immediatamente, che sono opere facilmente cantierabili, vengono sistemate tutte le strade all'interno, tutta la viabilità. Lei pensi che la Palermo-Catania si fa in 2 ore e mezzo perché è piena di cantiere? Non dobbiamo aspettare che cada il ponte per poi sistemarlo e poi rifarlo. Adeguiamo quello che c'è già esistente.